Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. In carcere, quindi magari ci sta seguendo da dove si trova. Ecco, come la fa a sentire il fatto che sia finito in carcere? E poi soprattutto io voglio chiedere un'altra cosa. Ma si era limitato a telefonarla o anche, visto che noi parliamo di persone, tra poco arriverà una conduttrice che è stata perseguitata anche, insomma, in modo particolare. Quindi vorrei capire se si presentava, non lo so, a convegni o quando lei ha presentato il suo libro. Cioè, era una presenza? Sì, guardi, guardi, io di questo signore non sapevo dell'esistenza fino a quando nell'estate del 2021 ho presentato per la prima volta il mio libro a Novi Ligure e sono stato allertato dalla Digos che ci sarebbe stata una manifestazione contro di me da un signore che partiva da molto lontano, da Massa, e faceva molti chilometri per venire lì. E la prima volta è successo proprio a Novi Ligure. A distanza di una settimana, a Pontremoli, che è una cittadina toscana, si è ripresentato impedendo la presentazione del libro. Quindi io ravvedo, ma poi vedrà evidentemente la magistratura, degli atti persecutori nei miei confronti, e quindi io ho ovviamente denunciato tutto al pubblico ministero, non solo la telefonata, ma tutta una serie di atti continuativi dal ormai luglio 2021, e siamo evidentemente ormai ad aprile del 2022, una continuazione di questo tipo di atti che secondo me sono atti persecutori, per cui non è, si tratta soltanto della minaccia o dell'insulto. Qui evidentemente siamo nell'ambito dell'atto persecutorio dello stalking, perché quando tu prendi di mira una persona e non gli fai quietare la sua vita e lo gli telefoni nel mezzo della notte e poi condividi la telefonata, evidentemente io non sono un legale e non sono neanche un avvocato, però mi pare che siamo di fronte a reati di grande importanza, e queste persone non si rendono conto evidentemente tanto chi hanno di fronte, perché ovviamente non sono solo io, c'ho una famiglia dietro, c'ho dei figli, c'ho dei bambini, c'ho una moglie, cioè questa è la cosa che bisogna... No, scusi, professore, anche è successo che lo chiamò di notte, in piena notte, ma soprattutto era comparso il suo numero. Noi l'abbiamo oscurato il suo numero di telefonino, mentre lui divulgò in pratica questo numero a tutta una platea di persone. Il numero, dicendo anche di inondarmi di insulti e di telefonate, perché questo si diceva su questi canali, quindi non veniva soltanto messo il numero di telefono dicendo questo è il numero di Bassetti, ma dicendo anche, e quindi anche in qualche modo incentivando le persone a farlo. Quindi aspetti un secondo, professore.